Avanti con il ricorso al Consiglio di Stato per contrastare la realizzazione della centrale di compressione SNAM. Su proposta del Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio è stato conferito l'incarico al Collegio Difensivo, composto dall'Avvocato Regionale Stefania Valeria e dall'Avvocato Vincenzo Cerulli Relli, per proporre appello e istanza di sospensiva al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lazio. Si tratta del giudizio incardinato della Regione Abruzzo contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, nonché nei confronti di Snam Rete Gas. La Regione Abruzzo ha già detto quello che fa e quello che ha fatto, e cioè quindi c'è adesso un ricorso al Consiglio di Stato perché il Tar ha dato ragione alla, alla Snam e al governo, eh, al governo Gentiloni, che diede le autorizzazioni per procedere. Adesso, anche in questo caso, io vorrò misurare però, come dire, anche qui la serietà e la coerenza di chi... Eh, Va a fare i cortei nelle piazze eh, su, su questo tema e poi sta in, oggi al governo e in Parlamento e ha in mano la penna per scrivere sì o no sulle autorizzazioni. E questo su questo, quindi sapremo misurare i prossimi passi. E I prossimi fatti. La Regione in primo grado aveva impugnato la delibera del Consiglio dei Ministri, con cui è stato superato il dissenso manifestato dalla stessa Regione Abruzzo e dal Comune di Sulmona in sede di conferenza dei servizi ed è stata deliberata la prosecuzione del progetto per la costruzione della centrale di compressione gas di Sulmona. Alla base delle motivazioni di appello vi è il contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza europea e dallo stesso Consiglio di Stato in materia.